vado anch'io su. Scusami se non ti ho ancora risposto, ma ho letto. Alberto, noi poveri mortali non ci saluti, scusami, ma... Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a Villa Franca in questa Sagra di Pescatori 2023. Come ha detto il Vice Sindaco, oggi la giornata è davvero piena. Gli ospiti illustri che abbiamo sono stati invitati, oltre che per la Sagra dei Pescatori, per tutti gli eventi e tutte le inaugurazioni che adesso andremo a fare, partendo proprio dall'intitolazione di vie e rotatorie nel comune di Villa Franca. Perché è nata questa promozione di intitolare delle vie a gente, a cittadini di Villa Franca? Perché Villa Franca, essendo comunque un paese nato sulle rive del fiume Po, da cui nasce proprio la Sagra dei Pescatori, perché i primi borghi che si insediarono a Villa Franca furono i borghi dei pescatori, da cui traevano sostentamento dalla pesca, nel periodo dove abbiamo dato a Villa Franca Piemonte il nome di capitale dell'autobus, di capitale della lavorazione della pietra, di capitale della macellazione dei suini, della produzione dei prosciutti, dell'artigianato, dell'agricoltura e di tutto quello che è il tessuto economico di Villa Franca. E partirei proprio da questa delibera di giunta di nomina di capitale. Bene, con un applauso che vogliamo portare i nostri omaggi da parte di Villa Franca a Clemente Galleano. Chiamiamo qui sul palco i figli Enrico, Emanuela e la moglie Orsola. Venite, venite, venite e lasciamo che magari l'assessore Tronzano consegni, vieni Andrea che consegna la targa e prego, poi dopo ti lasceremo anche la parola per renderci omaggio della tua presenza e in particolar modo alla presenza della famiglia Galleano qua presente all'inaugurazione di quella che è la nuova rotatoria. A te Enrico la parola. Scusate l'emozione, ma dopo il video ha riaperto, come dire, un po' di ricordi e quindi siamo molto orgogliosi per questa, come dire, riconoscenza, soprattutto per il lavoro che papà ha fatto. Papà ci ha dedicato tutta la vita all'azienda. Speriamo di riuscire a portare avanti le sue fatiche, i suoi sforzi. Grazie, grazie davvero. Mentre passiamo adesso, state pure qui con noi, mentre passiamo a un'altra attività villafranchese che tratta sempre di pullman ed è per questo che abbiamo voluto intitolare Villa Franca Piemonte capitale degli autobus. La GM Servizi di Gallo Maurizio, anche lui, a lui abbiamo intitolato, anzi suo papà, abbiamo intitolato a Giuseppe Gallo la via, il nome della sua azienda che solo qualche settimana fa ha compiuto 60. Oggi ha una superficie territoriale della sua azienda di 40.000 metri quadri con un numero di dipendenti veramente che negli anni si è moltiplicato ed oggi anche lui qua presente perché rappresenta un tessuto imprenditoriale di Villa Franca importantissimo. Anche a te Maurizio la parola, anche se so che non ti piace tanto parlare, ma vedi di cosa riesci a dirci. Grazie a tutti, grazie di cuore e... veramente. Grazie, grazie Maurizio, grazie a tutta la famiglia. E mentre attendiamo la terza attività imprenditoriale facciamo un intramezzo sportivo come vi dicevo prima, quindi chiamiamo qui a noi la squadra dell'Union Volley Villa Franca Pinerolo se vogliono avvicinarsi.
mentre poi li presenteremo, lasceremo anche a loro la parola, mentre facciamo partire il video dell'Union Volley Pinerolo, mentre le ragazze possono avvicinarsi e vengono... Grazie mille al Volley Villa Franca Pinerolo, la sua presenza oggi qua con tutte le ragazze, dirigenti e tecnici che hanno trasformato Villa Franca. Prima era Fuma che induma, adesso è Fuma che restuma. Chiamiamo qua l'assessore regionale allo sport Fabrizio Ricca, al quale lasciamo la parola innanzitutto per un ringraziamento, per un saluto al pubblico presente, e poi col sindaco comunale dei ragazzi lasceremo che dia un omaggio floreale invece al capitano. A te Fabrizio la parola. Grazie, grazie sindaco, ma prima di tutto ti dobbiamo davvero ringraziare, perché grazie all'amministrazione di Villafranca, all'Union Volley, ancora un bellissimo palazzetto dove giocare e farci divertire, quindi di questo dobbiamo ringraziarti. E a voi quest'anno vi chiediamo un altro miracolo, perché vi abbiamo visto salire in A1, vi abbiamo visto rimanere in A1, quest'anno ci piacerebbe guardare all'Europa, e quindi noi continueremo a sostenervi, continueremo a fare il tifo per voi e continueremo a tifare Pinerolo. Grazie. Union Volley Pinerolo. Quello che dovremmo fare probabilmente è iniziare anche poi a cambiare il nome. Questo inizia a diventare fondamentale. Comunque davvero un in bocca al lupo per questa stagione, ci aspettiamo davvero tantissimo da voi. Grazie. Grazie assessore. Aspettiamo naturalmente tutti all'8 ottobre, dove avremo la prima partita di campionato. Abbracciate il presidente per una foto, mentre chiediamo alla famiglia Imaretti invece di salire sul palco, dove lasceremo la parola al consigliere regionale Monica Canalis, la quale ci porterà un saluto, consegneremo il premio, ma prima lasceremo la parola alla nipote, a Silvia Imaretti, di leggerci. Grazie caro sindaco, grazie a tutti di questa splendida accoglienza, grazie anche delle belle parole che hai riservato alla mia persona e al nostro lavoro, perché il lavoro è un nostro lavoro.